Ariadna Romero oggi a Domenica Live ha avuto modo di fare chiarezza sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, padre del piccolo figlio Leonardo. «So che lui è venuto varie volte in trasmissione, non ho avuto la forza di venire, si litigava sempre, è vero», ha esordito l'ex naufraga. Nei confronti del suo ex la Romero ha però riservato solo parole d'affetto: «Lui è un ragazzo meraviglioso, ha amato Leo alla follia ma con me gli è mancato tanto, forse per la giovane età, ma dal quinto mese di Leonardo in poi lui non c'era e avevo bisogno della mia famiglia». «Non gli ho mai detto che portavo via Leo ma che se ci teneva a noi poteva venire, non è mai venuto», ha però aggiunto. Adesso i loro rapporti sono tornati sereni, dopo la crisi vissuta, lui era d'accordo che il bimbo venisse con me per un periodo, non so cosa ha vissuto in quei momenti, forse anche lui è andato in crisi, ha proseguito. Anche Pierpaolo ha voluto riservare un messaggio alla sua ex facendole complimenti per il percorso dell'isola e ringraziandola per avergli dato Leonardo: «Sei una delle persone più importanti della mia vita, mi hai fatto un regalo che non apprezzo, sei la madre di mio figlio e per qualunque cosa hai bisogno io ci sono e ci sarò sempre». Ma quale sarà il futuro di Pretelli nella sua vita? Un domani deve essere il supereroe di mio figlio. E su Acerbi e il gossip sulla loro presunta storia ha fatto chiarezza: «Non eravamo fidanzati, era una bella conoscenza, quando sono partita è finita, abbiamo messo un punto». Aggiornamento di Emanuela Longo: Ariadna replica all'ex Pierpaolo Pretelli. La bellissima Ariadna Romero è pronta a fare il suo ingresso nello studio di Domenica Live, ospite della nuova puntata, ma non sarà da sola, ad accompagnarla anche il figlio Leonardo, il bambino avuto dall'ex compagno, il velino Pierpaolo Pretelli. Barbara D'Urso ha già fatto sapere di aver conosciuto il piccolo sin dalla sua nascita e di essere felice di accogliere oggi anche lui nello studio della trasmissione dell'Ammiraglia Mediaset. Ariadna, dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, avrà modo di replicare proprio alle parole di Pierpaolo che nello studio di Pomeriggio 5 aveva annunciato le intenzioni della Romero, dopo la fine della loro relazione, di portare il loro bambino con lei a Cuba. Ma qual è la verità? Ariadna replicherà proprio nel corso dell'appuntamento con Domenica Live. Intanto, dopo essere tornata dall'Honduras è ricomparsa più attiva che mai anche sui social, dove si è detta estremamente soddisfatta dell'esperienza che ha vissuto, ringraziando tutti per il calore che ha ricevuto nel corso della sua permanenza nel reality. Aggiornamento di Emanuela Longo: Ariadna Romero a Domenica Live. Uno dei temi di cui si parlerà nella puntata odierna di Domenica Live riguarda Ariadna Romero e il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Dalle anticipazioni fornite direttamente da Barbara D'Urso, infatti, si è capito che con tutta probabilità si tornerà ad affrontare un tema che già era stato al centro delle sue trasmissioni, il rapporto non solo di Ariadna con il suo ex Pierpaolo Pretelli, ma tra quest'ultimo e il loro figlio, che a quanto pare lui non riesce a vedere anche se Ariadna ha più volte smentito sui social. La modella cubana, dopo essere stata eliminata dall'Isola dei Famosi 2019, è riuscita a riabbracciare Leonardo, per il quale aveva anche rinunciato alla possibilità di rimanere in gara tramite l'isola che non c'è. Troppa la mancanza della sua famiglia e di suo figlio per rimanere ancora in Honduras anziché tornare a casa e riabbracciare i suoi cari. Ariadna Romero, il videomessaggio della madre ospite lunedì scorso della diretta del reality di Canale 5. Ariadna Romero non aveva ancora probabilmente riabbracciato Leonardo. In studio le era stato infatti mostrato un videomessaggio inviatole dalla madre, clicca qui per guardarlo, che si è occupata di lui a Cuba mentre lei era in gara all'isola.
Nonostante la vicinanza all'Honduras, quindi, non sembra che madre e figlio si siano ancora rivisti. Probabile che sua madre e suo figlio abbiano preso il volo per l'Italia dopo che Ariadna è stata eliminata dall'isola, a meno di non pensare che la modella, rientrata a Milano per partecipare alla diretta televisiva, sia già ripartita, stavolta alla volta di Cuba. Magari lo scopriremo proprio grazie a Domenica Live, visto che, come detto, pare si parlerà proprio di Ariadna, di suo figlio e del suo ex Pierpaolo Petrelli. Chi ci sarà in studio? Non è chiaro in che modo se ne parlerà. Potrebbe essere che Ariadna Romero partecipi alla trasmissione di Barbara D'Urso per fornire la sua versione dei fatti e replicare alle accuse di Petrelli. Oppure potrebbe essere quest'ultimo a tornare ancora una volta a fornire la sua versione dei fatti, proprio ora che Ariadna è uscita dal reality proprio per abbracciare il figlio. Potrebbe infatti ribadire che anche lui vorrebbe farlo, ma non gli è possibile. Non è da escludere, infine, che Barbara D'Urso voglia affrontare il tema senza avere nessuno dei protagonisti diretti in studio. Anche se, vista la delicatezza, essendoci di mezzo un minore, parrebbe un po' strano affrontare il tema come se si fosse di fronte a un normale gossip, diritti d'autore e riproduzione riservata.